Ciao ragazzi, bentornati sulla mia scrivania. Oggi vi propongo una nuova nail art, molto sbrilluccicosa, adatta per le feste. È molto semplice e veloce da realizzare, se avete 10 minuti di tempo potete realizzarla anche adesso. Spero che vi piaccia, vi faccio tanti auguri di buone feste e vi lascio al tutorial. Ciao! Utilizzerò questo smalto color tortora della Kiko, che è il 319. In alternativa potete utilizzare un qualsiasi altro smalto chiaro, rosa chiaro, anche bianco o celeste, come ho fatto in questo caso. Poi ci servirà uno smalto con dei brillantini. Questo è il color trend dell'Avon, il colore è fucsia dazzle. In alternativa potete utilizzare qualsiasi altro smalto con delle paillette, come questo ad esempio. Poi ci servirà uno smalto trasparente come base, utilizzerò questo che è matte della Kiko, il 101. E poi uno smalto sempre trasparente come top coat, questo è il 103, sempre di Kiko. Poi ci serviranno queste stripe, queste striscioline di nastro adesivo. Io utilizzerò queste che sono sempre della Kiko e in particolare utilizzerò il rotolino argentato. Ci serviranno delle tronchesine o delle forbicette per ritagliare le striscioline della misura adatta e anche delle pinzette per aiutarci a posizionarli. Vi mostro la prova che ho fatto su un'unghia finta. Come potete notare, potete orientare le righe come più vi piace, quindi sia in orizzontale che in verticale. E potete abbinare questa decorazione a delle unghie a tinta unita. Questo colore è il 511 di Kiko, mentre quest'altro non metallizzato è il 496. Oppure, come ho fatto io, potete abbinarle a delle unghie a tinta unita color tortora. Ho già limato le mie unghie dandogli una forma quadrata. Questo tipo di nail art è adatta sia per le unghie lunghe che per quelle corte. Ora vado ad applicare uno strato di smalto trasparente opaco, che è il 101 di Kiko. In questo modo proteggeremo l'unghia dal colore che andremo a stendere in seguito. Una volta che lo smalto si sarà completamente asciugato, passiamo allo smalto colorato. Io applicherò questo che è il 319 di Kiko e come vi ho detto prima è un color tortora. Ma volendo potete utilizzare anche un altro colore chiaro. Vi consiglio di applicare uno strato sottile di smalto perché in questo modo si asciugherà più rapidamente e si eviterà la formazione di bolle. Poi, se necessario, applicate un secondo strato di smalto, sempre dello stesso colore ovviamente, per ottenere un colore più pieno. Lasciamo asciugare completamente lo smalto e poi passiamo allo step successivo. Quindi andiamo ad applicare lo smalto con i brillantini in questo modo. Possiamo realizzare delle righe orizzontali, come sto facendo adesso. Oppure delle righe verticali. Possiamo ripetere questa decorazione su tutte le unghie o lasciarne qualcuna semplice a tinta unita. Lasciamo asciugare e poi ripassiamo lo smalto con i brillantini per ottenere un effetto più intenso. A questo punto ritagliamo delle striscioline di nastro adesivo. E poi le andiamo ad applicare in questo modo.
praticamente nel punto di confine tra lo smalto con i brillantini e lo smalto a tinta unita. Poi con delle tronchesine o delle forbicette ritagliamo la parte in eccesso. E ripetiamo questo passaggio anche sulle altre unghie. Non ci resta che sigillare la nostra nail art utilizzando un top coat, quindi uno smalto trasparente lucido. Ed ecco il risultato. Ragazzi, il tutorial è terminato. Spero che questa idea vi sia piaciuta e che la realizzerete. Ciao, al prossimo video!